esercizi. Cominciamo col primo, banalissimo, tanto per... Si consideri il sistema continuo x punto uguale 0, 1, meno 5, meno 1 per x più 0, 1 per u. Faccio osservare che il sistema vabbè, del secondo ordine è banale, ma già in forma compagna di controllo. La matrice in forma compagna orizzontale inferiore e la matrice a polinomio caratteristico lambda quadro più lambda più 5. Il vettore B è 0, 1, quindi il sistema certamente senza fare ulteriori verifiche completamente raggiungibile e, se volete, messo in forma buona. Si determini una reazione dello stato in modo che l'origine sia un nodo stabile. Per i sistemi del secondo ordine, cosa vuol dire che l'origine deve essere un nodo stabile? Significa, se non l'avessimo visto, che tutte le traiettorie in evoluzione libera devono tendere a zero. Allora 0 è un nodo stabile. Ovviamente affinché ciò accada, è necessario e sufficiente che tutti gli autovalori siano, a parte reale, negativa, ovviamente. In questo caso la questione è, vediamo un po', qui bisogna andare a vedere effettivamente gli autovalori della matrice A, perché se già gli autovalori sono reali negativi, allora è già un nodo stabile l'origine. E quindi nessuna reazione, o se volete, che è la stessa cosa, reazione con K uguale a 0, 0. Ma gli autovalori, va bene, della matrice sono meno 1 più o meno radice di 1 meno 20 mezzi e quindi sono complessi coniugati. Se lascio stare il tutto, le traiettorie non sono traiettorie in evoluzione libera che tendono nell'origine, ma tendono ancora sì nell'origine, visto che la parte reale degli autovalori è negativa, ma sono delle specie di, diciamo di chiocciole che tendono all'origine. Allora dobbiamo decidere, ovviamente, di assegnare i poli come si vuole, purché lambda 1 uguale a to meno 1 due volte. Allora il polinomio caratteristico diventerebbe lambda quadro più 2 lambda più 1, polinomio caratteristico desiderato. Se effettuo una reazione dello stato con K, ovviamente in questo caso, poiché il sistema è a un ingresso, il vettore di reazione K deve essere un vettore riga lungo 2 e quindi K1, K2. E la sintesi della retroazione significa poi alla fine determinare K1 e K2. Allora A più BK diventa uguale alla seguente matrice, prima riga rimane inalterata,
lo chiamiamo K0 e K1 per uniformità con il resto, ma è la stessa cosa. A con 0 meno 5 più K0 e meno 1 più K1, questo sarebbe A più BK, che deve essere ovviamente uguale, visto che il polinomio caratteristico deve essere questo, a 0, 1, meno 1, meno 2, da cui meno 5 più K0 deve essere uguale a meno 1 e meno 1 più K1 deve essere uguale a meno 2, per cui K0 uguale a 4, K1 uguale a meno 1. Ho fatto la sintesi di un controllore proporzionale, ovviamente di tipo proporzionale, che fa sì che tutte le traiettorie in evoluzione libera del sistema reazionato tendano a zero. In maniera tale che lo zero sia un nodo stabile. Essere fuori casa la definizione di nodo stabile. Dunque, Ma non nodo so perché. stabile. Vediamo un po', allora, scusate. Per i sistemi del secondo ordine, quindi descritti da matrici A 2x2. Questi sistemi in evoluzione libera hanno certamente l'origine come punto di equilibrio, fuori discussione. Detto punto di equilibrio può essere asintoticamente stabile, stabile o instabile. Si verificano i seguenti casi. I due autovalori sono entrambi a parte reale, entrambi reali, non a parte reale. Reali negativi. Vuol dire che le traiettorie sono, a partire da un generico stato iniziale, traiettorie che tendono all'origine. E l'origine si chiama nodo stabile. Due radici reali positive. Allora, le traiettorie partendo da un generico stato iniziale divergono e vanno all'infinito. L'origine si chiama nodo instabile. Un autovalore reale negativo e un autovalore reale positivo. Ai due autovalori corrispondono due autovettori. Va bene. Questo corrispondente a un lambda minore di 0 e quest'altro corrispondente a un lambda, al lambda maggiore di 0. Le traiettorie sono di questo tipo, divergono e diventano asintotiche con l'autovalore a parte con l'autovalore reale positivo. Sono banali queste affermazioni, non, inutile dimostrarle. Va bene. Allora significa il punto. Sempre punto di equilibrio l'origine, ma instabile, si chiama punto di sella. Punto autovalori, ora complessi coniugati, a parte reale negativa. Le traiettorie, partendo da un generico stato iniziale,
sono delle traiettorie che convergono all'origine, freccia. L'origine si chiama in questo caso fuoco stabile. Due autovalori a parte reale positiva. Le traiettorie partendo da un generico stato iniziale. Sono traiettorie che divergono, ma divergono in questa maniera. L'origine si chiama fuoco instabile. La seconda domanda, non scrivo neanche, perché si determini la reazione dello stato K in modo che l'origine sia un punto di sella. Ovviamente basterà fare la stessa cosa, però fissare gli autovalori del sistema reazionato, uno reale positivo e uno reale negativo. Ad esempio, più 1 e meno 1, avendo un polinomio caratteristico, quindi lambda quadro meno 1. Ecco, si determini K, se possibile, in modo che tutte le traiettorie siano semirette convergenti nell'origine. Qui forse qualche considerazione in più. Tutte le traiettorie devono essere semirette convergenti nell'origine. Allora, vediamo un po', esaminiamo il problema. Affinché tutte le traiettorie siano semirette convergenti nell'origine, ovviamente l'origine deve essere un equilibrio addirittura asintoticamente stabile, quindi gli autovalori della matrice A, va bene, devono essere certamente a parte reale negativa del sistema reazionato. Il problema qui in cosa consiste? Nel scegliere gli autovalori. Va bene. Ma affinché una traiettoria sia una semiretta, va bene, convergente all'origine, ovviamente questa retta qui cosa dovrà essere? Un autovettore. E se tutte le traiettorie devono convergere nell'origine, va bene, secondo una semiretta, ovviamente significa che qualunque punto io prenda, questo deve essere autovettore. E quindi tutto il piano deve essere costituito da autovettori. Può accadere o no? Sì, può accadere. Quando? Quando ho due autovalori coincidenti, ma con molteplicità geometrica 2. Va bene? Allora, tutto il piano individuato da questi due autovettori, linearmente indipendenti, sono ancora autovettori associati sempre al medesimo autovalore. Domanda, è possibile in questo caso? E quindi in questo caso, come diceva il vostro collega, la matrice A più BK deve avere due autovalori coincidenti e fin qui non è che ci siano problemi. Va bene. Ma affinché ciò possa accadere, la matrice A più BK, la matrice reazionata, non può essere ciclica. Perché se fosse ciclica darebbe luogo a un blocco di Jordan associato a quei due autovalori. Il che significa un solo autovettore. E quindi le traiettorie sarebbero delle semirette solo partendo da stati appartenenti a quell'autovettore.
La matrice A più BK, va bene, avente due autovalori reali negativi coincidenti, dovrebbe essere diagonalizzabile. Ma poiché abbiamo un solo ingresso, la matrice con reazione, va bene, è certamente una matrice ciclica e quindi questo è impossibile. Il punto 3. Si determini K in modo che tutte le traiettorie siano semirette, impossibile. Avrei bisogno di almeno due ingressi. Ultimo, si determini K in modo che il sistema possieda una retta di punti di equilibrio stabili. Significa che devo avere una retta tutta costituita da punti di equilibrio. Per il sistema in evoluzione libera, ovviamente, U uguale a zero. Non solo, che se io parto da un qualunque stato, se appartiene a questa retta, resto lì, perché è un equilibrio, va bene, per ipotesi. Ma se parto da uno stato diverso, si tenda sempre ad un punto della retta. Vediamo un po' per un sistema del secondo ordine, poi anche per sistemi di ordine superiore. In termini di autovalori, cosa significa questo? X punto uguale a per x è il nostro sistema. Gli equilibri sono A per xec è uguale a 0. Quindi se A è non singolare, l'unico equilibrio è l'origine, xec è uguale a 0, se A è non singolare. Se A è singolare, invece, le x, va bene, che soddisfano questa relazione, sono tutte le x appartenenti al nucleo di A. Il che significa che la matrice deve avere un autovalore nullo. E allora, se ha un autovalore nullo, l'autovettore associato, va bene, è certamente è costituito da punti di equilibrio del sistema con U uguale a zero. E affinché questi punti di equilibrio siano possono essere asintoticamente stabili questi punti di equilibrio? Ovviamente no. Un punto di equilibrio per essere asintoticamente stabile, condizione necessaria, non sufficiente, deve essere un punto di equilibrio isolato. Perché se non è isolato, cioè se esistono punti di equilibrio a lui vicino quanto si vogliono, esistono sempre traiettorie che non tendono a detto equilibrio, quelle partenti da uno degli altri punti di equilibrio, diversi da lui, ma vicini quanto si vuole a lui. E quindi nessuno di questi punti di equilibrio sarà mai asintoticamente stabile. Può essere stabile, ma cosa vuol dire? Vuol dire, come dicevo prima, che se parto da uno stato diverso da questi punti di equilibrio, la traiettoria che ne trae origine in qualche maniera deve tendere ad uno dei punti della retta. E ciò cosa significa in termini di autovalori della matrice A? Che l'altro autovalore, va bene, uno deve essere nullo e l'altro autovalore deve essere reale, ovviamente non può essere complesso, perché complessivamente gli autovalori sono due e se uno è reale, zero, l'altro deve essere reale lo stesso e l'altro autovalore reale, negativo, perché la componente lungo il suo autovettore deve andare a zero. E quindi, ad esempio, posso assegnare il seguente polinomio caratteristico, P di lambda uguale a lambda per lambda più 1, toh. E fa la reazione dello stato in maniera tale da ottenere questo polinomio caratteristico.
si consideri il sistema discreto. Prego. Ma quando, nel caso in cui A non fosse stato singolare, aveva detto? Non ho capito. Non nel ho... caso in cui A non fosse stato singolare. Niente, esiste un solo punto di equilibrio, l'origine. E quindi non esiste una retta. Cioè io a questo punto dico, specifico un istante, faccio una reazione dello stato in maniera tale che entrambi gli autovalori diventino nulli. Siamo d'accordo? Il che significa, va bene, che ottengo matrice reazionata necessariamente 0, 1, 0, 0. Siamo d'accordo? Un blocco di Jordan associato. Allora, gli equilibri sono ancora una retta, va bene, dato dall'autovettore, va bene, associato uno soltanto autovettore, all'autovalore nullo che è 1, 0, va bene, e quindi l'autovettore è 1, 0 e quindi la retta, l'asse x con 1 è un insieme di punti di equilibrio, va bene? Ma non sono stabili. Perché se parto, va bene, l'autovettore generalizzato è 0, 1, farsi il conto. Autovettore generalizzato di ordine 2. E alla T è 1, 1, 0, T. Va bene? Allora, se lo stato iniziale ha una componente non nulla sull'autovettore generalizzato, che fa questa componente nel tempo? Cresce. Perché se parto da uno stato iniziale, is con 0 uguale, va alfa beta con beta diverso da 0, componente non nulla, lungo l'autovettore generalizzato di ordine 2, x di t diventa 1 più t per beta, e 1, beta meglio, scusate. Va bene. Allora, la componente lungo l'asse x con 1 cresce nel tempo. Il sistema non è lineare. E questa beta rimane costante e quindi la traiettoria, va bene, non tende, va bene, ad un punto di quella retta. Può spiegare come se nel caso precedente in cui, quale? In cui la retta non è quella orizzontale. Sì, non è quella orizzontale. O diciamo il caso precedente, va bene, io arrivo a dire che ho un autovalore lambda uguale a 0, siamo d'accordo? Cui corrisponde un autovettore e quindi la retta individuata da detto autovettore è la retta dei punti del nucleo di A, siamo d'accordo? Tutti questi punti sono di equilibrio, siamo d'accordo? Perché A per X, X uno di questi punti è uguale a 0. Siamo d'accordo? Avrò un altro autovalore di quella matrice che posso assegnare come voglio. Allora l'assegnazione è, va bene, posso assegnarlo, reale, questo è ovvio, non può essere complesso, va bene? Perché il sistema del secondo ordine, se esiste un autovalore complesso, esiste anche il suo complesso coniugato. Già un autovalore deve essere 0, il secondo autovalore deve essere reale. E quindi reale o positivo o negativo. Prendiamo l'altro autovalore reale di lambda negativo. D'accordo? A questo lambda corrisponde un autovettore, supponiamo sia questo. Ragioniamo in questi termini. Va bene? Allora, se io ho uno stato iniziale x con 0, da cui parto, vuol dire che questo x con 0
ha due componenti in generale, non nulle, lungo i due autovettori. Siamo d'accordo? Le componenti non sono ortogonali. Saranno ortogonali solo se i due autovettori sono ortogonali, ovviamente, se no devo fare la decomposizione secondo le direzioni dei due autovettori. Nel tempo, al crescere del tempo, questa componente lungo l'autovettore associato R di lambda minore di 0, diciamo lambda minore di 0 per quanto abbiamo detto prima, R di lambda è pleonastico reale di lambda. Questa componente che fa il crescere del tempo? Evolve secondo E alla lambda T. Siamo d'accordo? E questa componente che fa nel tempo? Evolve secondo E alla lambda T, il suo lambda. Quant'è quel lambda? Zero. Quindi quella componente rimane inalterata. Siamo d'accordo? La traiettoria significa che al crescere del tempo la traiettoria è questa e tende ad un punto di quella retta, punto di equilibrio, quale, va bene, quello che ha come componente la proiezione dello stato iniziale lungo questo nucleo. Siamo d'accordo? E questa tende a zero. Se invece lambda è positivo, is con zero uguale a questo, ancora decomposizione secondo i due autovettori, solo che ora la componente lungo l'autovettore lambda a crescere del tempo evolve secondo E alla lambda T. Ma se lambda è positivo, che succede? E questa componente, va bene, cresce nel tempo. La traiettoria quindi sarà ancora, diciamo, un pezzo di retta, va bene, ma che parte da qui, e sarà la traiettoria che non evolve verso il punto di equilibrio, ma che se ne va. Siamo d'accordo? Allora, si consideri il seguente sistema. Discreto. 0, 1, 1. Alfa, alfa, 1. 0, 0, beta. Matrice A, quindi x di k più 1 uguale per x di k, più un b che è 0, alfa meno 1, 0, per u di k. Prima di sentire le domande, sarà sempre bene farlo, esaminiamo questo sistema per vedere se già ad occhio, va bene, possiamo vedere alcune proprietà. Se non vediamo niente, evviva, proseguiamo. Allora, innanzitutto la matrice dinamica del sistema è di tipo diagonale a blocchi. Un blocco di ordine 2 e un blocco di ordine 1. I suoi autovalori sono quindi beta e autovalori di questa matrice, che è in forma compagna, orizzontale inferiore, quindi saranno le radici di lambda quadro meno alfa lambda meno alfa uguale a 0. Questi sono gli altri due autovalori. La matrice B, il vettore B, è composto da due parti, lo possiamo dividere così, la seconda, che è una divisione conforme alla suddivisione che abbiamo fatto sulla matrice A. La seconda parte di questo vettore è 0. Cosa vuol dire? Che la rappresentazione è già una decomposizione di Kalman. E quindi il sistema non è completamente raggiungibile, ma è suddiviso in due parti. Una parte completamente raggiungibile,
completamente raggiungibile, un istante, va bene? Che può essere completamente raggiungibile, poi dovremo fare la verifica, che è data da questa matrice 2x2 con questo vettore di ingresso 0, alfa, meno 1. E invece un secondo sottosistema di ordine 1, dato da beta, matrice dinamica, e 0 ovviamente l'ingresso. Cosa significa? Prima cosa. Va bene, che certamente qualunque reazione dello stato io faccia, l'autovalore beta di questo sistema non potrà mai essere cambiato. Beta rimane. Potremo al più cambiare gli autovalori di derivanti, va bene, dalle radici di questo polinomio, ammesso che, perché è vero, questo vettore è in generale diverso da zero, ma ammesso che, e questo va verificato, che questa coppia, assieme a questo vettore lungo 2, sia completamente raggiungibile. È vero che è completamente raggiungibile, vediamo un po'. Va bene. Qualunque sia alfa, quella matrice 2x2 è in forma compagna orizzontale inferiore. Però il vettore B è 1, alfa meno 1. Quindi per alfa diverso da 1, questo vettore B ha la seconda parte che non è il secondo componente che non è 0. Sarà diversa da 1, ma non me ne importa niente, purché sia diversa da 0. Questa coppia è una forma compagna di controllo ancora, ma questo sistema 2x2 è completamente raggiungibile. Allora, su quel sistema, per alfa diverso da 1, posso cambiare gli autovalori come voglio. Se alfa uguale a 1, il vettore B diventa 0, 0, anche per quel sistema. E quel sistema non è completamente, anzi è proprio completamente non raggiungibile, se vogliamo, visto che 0, 0 mi dà come, il B 0, 0 mi dà alla fine come sottospazio di raggiungibilità il solo vettore nullo. Immagine di B, vettore nullo e basta. Va bene. E quindi quando alfa uguale a 1, va bene, questa matrice diventa 0, 1, 1, 1, con autovalori pari alle radici di lambda quadro meno lambda meno 1, ovvero sia 1 più o meno radice di 1 più 4 mezzi, e quindi le radici sono 1 più o meno radice di 5 su 2. Allora, in questo caso, nessuno dei tre autovalori beta e questi due può essere cambiato. E addirittura il sistema è discreto, prendiamo la radice, in questo caso sto esaminando senza far conti, senza andare a vedere cosa mi chiede, va bene, il problema, per alfa uguale a 1, qui abbiamo un autovalore, uno dei due, pari a 1 più radice di 5 mezzi, radice di 5 è maggiore di 2, quindi 1 più un numero maggiore di 2, va bene, ma anche l'altro, va bene? No, fa 3 qualcosa diviso 2, va bene? Fa un numero maggiore di 1, e quindi addirittura con alfa uguale a 1 c'ho soltanto evoluzione libera, perché il B diventa tutto 0 ed è un'evoluzione libera instabile.
E ora vediamo le domande. Ah, si studi la stabilizzabilità mediante reazione dello stato. Dopo aver fatto questo esame, va bene, inutile fare altri conti, va bene, l'esame è stato fatto, reinsisto, guardando il sistema, e qualunque sia il problema, questo è un commento filosofico, va bene, qualunque sia il problema che voi avete, va bene, in qualunque settore, va bene, in qualunque disciplina, la prima cosa, prima ancora di andare a vedere le domande, ciò che si vuole, è guardare com'è fatto l'oggetto in esame e tirarne fuori tutte le caratteristiche di questo oggetto. Poi andremo. Allora, la prima domanda qui su questo si studi la stabilizzabilità mediante reazione dello stato. Quando è che non è stabilizzabile mediante reazione dello stato? Se alfa uguale a 1 non è certamente stabilizzabile mediante reazione dello stato, or non un end, beta maggiore di 1, valore assoluto di beta maggiore di 1, sistema discreto, come? Non è stabilizzabile beta maggiore o uguale ad 1, ma sì, maggiore o uguale ad 1. Sul beta uguale a 1 c'è da precisare, perché beta uguale a 1 viene un autovalore sul limite di stabilità, è detto autovalore semplice. Quindi il sistema potrebbe risultare, va bene, questo OR, se non è verificata questa qui, potrebbe risultare semplicemente stabile. Siamo d'accordo? E quindi negli altri casi, quando alfa diverso da 1, and non OR, beta ora sì minore, strettamente minore di 1, allora il sistema è stabilizzabile. Si studi l'esistenza di un controllore dead bit. È possibile realizzare un controllore dead bit? Ovviamente se alfa è uguale a 1, niente. Questo è fuori discussione, perché il sistema non deve. Se alfa è diverso da 1, allora il primo sottosistema è completamente raggiungibile, va bene, e quindi riesco a sistemare mediante opportuna reazione dello stato tutti gli autovalori in 0. E beta? Deve essere necessariamente 0. Allora riesco a realizzare un dead bit controller se alfa diverso da 1, beta uguale a 0, and ovviamente, non or. Otterrò una matrice dinamica, va bene, attenzione che non è ciclica, va bene, anche se ho un solo ingresso, vabbè, vuol dire che la matrice dinamica non è, così ottenuta, non è completamente raggiungibile, diamine, ma l'autovalore esterno al sottospazio di raggiungibilità è già 0, e questa è la condizione sufficiente per poter realizzare, va bene, un controllore dead bit. Il controllore dead bit così realizzato, meglio, il sistema ottenuto in reazione con quel controllore avrà una risposta impulsiva che va a 0, 3. Dopo, attenzione, almeno 3. Almeno 3, ma qui si può dire in quanti passi? In 2 passi. Infatti
non in tre. In tre sono sicuro, ma sono sicuro in tre, cioè in n passi, ne sono sicuro qualunque sia la matrice, purché con autovalori tutti nulli. Qui ottengo una matrice, va bene, che è la seguente. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il polinomio minimo di questa matrice è lambda quadro. Polinomio caratteristico lambda cubo. Polinomio minimo o primo polinomio invariante, lambda quadro. C'è un secondo polinomio invariante che è lambda. E quindi in questo caso il numero di passi in cui la risposta impulsiva va a zero è 2 pari al grado del polinomio minimo. Com'è? Eh sì, va bene, in questo caso c'ho un indice di Kronecker, va bene, che è 2, va bene, perché e non 3? Perché 2 e non 3? Visto che ho un sistema con un ingresso soltanto, dovrei dire costruisco B a B a quadro B, il sistema di ordine 3. Perché 2? Sono due occhi, no, il motivo è... un altro, perché il sistema non è? Non è nemmeno ciclico tra l'altro. E perché il sistema non è? Ordine di... Noi abbiamo detto ieri, se non mi sbaglio, che la somma degli indici di Kronecker, K1 più K2 eccetera, dà N. E qui la somma degli indici di Kronecker, ce n'è uno soltanto, dovrebbe, uso il condizionale, dare 3, visto che il sistema è di ordine 3. Siamo d'accordo? O come mai è soltanto 2? Diamine, va bene. Perché la somma degli indici di Kronecker deve dare n se il sistema è completamente raggiungibile. Se il sistema non è completamente raggiungibile, è abbastanza ovvio che la somma degli indici di Kronecker dà l'ordine del sottosistema completamente raggiungibile. Esercizio di carattere generale. Sia A, B, C un sistema discreto e siano K1 in ordine decrescente, K2 puntolini, K con Q gli indici di Kronecker. Ovviamente affinché siano K1, K2, KQ, la matrice B come dovrà essere? Quali saranno le sue dimensioni? N per Q. O quantomeno nella matrice B ci sono Q colonne linearmente indipendenti e non più di Q. Allora si faccia vedere, va bene, si dica se che qualunque sia la scelta della matrice di reazione K, la matrice A più BK elevata a D con I minore strettamente minore di K1 non può mai essere la matrice tutta nulla.
In base alle considerazioni che abbiamo fatto, parlando di teorema di Rosenbrock e così via. Vediamo un po'. Ragionamento per assurdo. Supponiamo che esista un i ovviamente minore di K1 tale che ha un b e un k, tale che ha un i e un k tale che a più bk alla e sia la matrice tutta nulla. Cosa significa? A più bk deve avere a tutti autovalori nulli. E quale dovrà essere il suo polinomio minimo? Quindi a più bk, tutti i lambda della matrice a più bk devono essere tutti i lambda, devono essere uguali a 0. E quindi il suo polinomio minimo, il suo polinomio caratteristico ovviamente è lambda alla n, se n è l'ordine del sistema. Questo sarà il polinomio caratteristico di a più bk, questo è ovvio. Va bene. E il suo polinomio minimo quale sarà se ciò accade? Lambda lei? È possibile? Il teorema di Rosenbrock vale sempre. Va bene, no, ci mancherebbe altro. No, ho capito male la domanda allora. Non è possibile, perché? Perché per ipotesi, va bene, i è minore di K1, mentre il polinomio minimo non può avere un grado, sarebbe il primo polinomio invariante, non può avere un grado inferiore a K1. Va bene? E quindi è impossibile. Già che ci siamo, sia ABC, AB, mi basta AB, visto che il C non entra mai in gioco. Perché questa matrice qui, il polinomio annullatore, questa matrice è lambda la i. Va bene, quindi direi il polinomio minimo o è lambda la i o è di grado inferiore. Va bene, non può essere, siamo d'accordo? Allora, dicevo, data A e B. Va bene. Trovare sarà banale finché si vuole, ma condizione necessaria e sufficiente per trovare una matrice di reazione K tale che A più BK, attenzione, non elevato alla I, ma proprio la matrice A più BK sia già lei la matrice tutta nulla. Trovare la condizione necessaria e sufficiente per la scelta di K. Scelta, sì. Perché sia possibile trovare un K affinché A più BK sia la matrice tutta nulla. Che K si è fatto dagli autovalori da qual è il polinomio minimo della matrice tutta nulla? Com'è? Lambda. Lambda. Il polinomio caratteristico è lambda la n. Quanti divisori, quanti polinomi invarianti ha la matrice tutta nulla? Polinomio minimo lambda. Secondo polinomio invariante lambda. Terzo polinomio invariante lambda. Ultimo polinomio invariante l'ennesimo, ancora lambda. Tale che il prodotto dà il polinomio caratteristico lambda alla n. Se il polinomio minimo deve essere lambda, gli indici di Kronecker come devono essere?
Ah, ovviamente prima condizione, me la sono scordata, è che la coppia B sia completamente raggiungibile. Ma se il polinomio minimo del sistema reazionato è lambda, gli indici di Kronecker della coppia AB come devono essere? Se no non è possibile che il polinomio minimo sia lambda. Come maggiore di 1? Come devono affinché il polinomio minore di 1 cosa vuol dire? 0,5? Affinché il polinomio minimo della matrice che deve tenere sia lambda, K1, va bene, il primo indice di Kronecker deve essere 1. Minore di 1 no, non è possibile perché K1 è un intero. Le chiedo scusa Sì, della, sì, sì. va bene, della battuta che ho fatto, va bene, e non può mai essere 0, va bene. K1 deve essere 1. K2 quanto deve essere? Ancora 1. K3 deve essere ancora 1. Deve avere n indici di Kronecker tutti uguali ad 1, perché se no non è possibile. Se no dovrò avere, se il primo K1 fosse 2. Va bene, il polinomio minimo di ciò che ottengo deve essere di secondo grado, non di primo. Va bene? E quando è che ho degli indici di Kronecker tutti uguali ad 1? N indici di Kronecker tutti uguali ad 1. Quando? No, 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 dipende soltanto da una cosa, non da... A non c'entra niente. No. Quando la matrice B è una matrice quadrata a determinante diversa da zero. Perché se la matrice B è quadrata a determinante diverso da zero, vuol dire che tutte le sue colonne sono linearmente indipendenti. Come faccio, se vi ricordate, a determinare gli indici di Kronecker? Prima prendo tutte le colonne di B. Quante sono? N c'è la matrice quadrata. Basta, ho finito quella tabella. Va bene, quindi K1 uguale a 1, K2 uguale a 1, K3 uguale a 1 e così via. In questo caso, va bene, facciamo pure il conticino. Voglio che A più BK deve essere uguale a 0. Cioè, voglio che B per K sia uguale a meno A. Sì o no? Ma abbiamo detto che B deve essere una matrice quadrata, non singolare, se no non è possibile. Da cui il K è uguale, in questo caso banalissimo, meno l'inversa di B per A. Oh, ma guardate, è un caso proprio esercizietto. Parte di questo ragionamento era il fatto che avendoci a disposizione n polinomi invarianti, allora servono n indici di Kronecker. Io devo avere... No, un momentino. La prima parte del ragionamento è... Se la matrice che voglio ottenere è tutta nulla, esaminiamo questa matrice e vediamo quali sono i suoi polinomi invarianti. Detto polinomio caratteristico, lambda, la n, fuori discussione. Il polinomio minimo, quanto sarà? Lambda. È il polinomio, si ricordi la definizione di polinomio minimo, è il polinomio di grado minimo annullatore tutta la matrice A. Ma se A è già 0, lambda A, tutta nulla, va bene? Ma se questo è il polinomio minimo, è anche il primo polinomio invariante. Siamo d'accordo? Va bene, bene. Il prodotto dei polinomi invarianti deve essere l'equazione caratteristica, lambda la n, sì o no? Il che significa che il secondo polinomio invariante deve essere lambda, perché se fosse...
il secondo polinomio divide il primo, il terzo divide il secondo e così via. Perché se fosse una costante, va bene, basta, avrei finito. E questo va contro il fatto che il polinomio caratteristico è lambda la n, siamo d'accordo? E quindi devo avere n polinomi invarianti, tutti pari a lambda, siamo d'accordo? Ecco, allora a questo punto, visto che se vuole teorema di Rosenbrock, va bene, il polinomio minimo non può avere grado, il polinomio minimo non può avere grado inferiore a K1, ovviamente deve essere K1 uguale a 1 e anche qui Kn, K2 Kn uguale a 1. Ma questo cosa significa? Che la matrice B deve essere una matrice quadrata, deve avere n colonne e tutte linearmente indipendenti, quindi una matrice quadrata non singolare, da cui è immediato ricavare il K, va bene, che realizza una cosa di questo tipo. Facciamoci un'altra domanda, sempre presa da quell'esercizio. Sia AB, va bene, una coppia di E, e siano ancora K1, K2 puntolini in ordine decrescente, va bene, K con Q, va bene, gli indici di Kronecker. Supponiamo pure per ipotesi che AB sia completamente raggiungibile. Allora se questo è vero, K1 più K2 più KQ uguale ad N, ordine del sistema. Siamo d'accordo? Qual è l'indice di raggiungibilità della coppia AB? Cos'è l'indice di raggiungibilità di una coppia AB? Completamente raggiungibile. Allora, se nel caso in cui l'ingresso sia, cioè, se abbia dimensione unitaria è esattamente n. Ma in generale, va bene? Se B è una matrice, cos'è l'indice di raggiungibilità? Poi dalla definizione ne discende ciò che ha detto lei, va bene? Che, ma non è la definizione di indice di raggiungibilità. Se il numero di passi necessari per... che per un sistema continuo non sarà un numero di passi, ma sarà la potenza di A, va bene, tale che il rango di B a B puntolini A alla R meno 1 per B uguale ad N, va bene, e devo arrivare a quell'R, non a un esponente inferiore, va bene, R è l'indice di raggiungibilità. Allora, di una coppia AB, c'è un legame tra indici di Kronecker, K1, K2, eccetera, e indice di raggiungibilità, punto interrogativo, pensarci sopra un istante e poi vediamo. Dovrebbe essere la stessa cosa. Ma sa, la stessa cosa. No, nel senso... No, di indici di Kronecker... ce n'ho 27, va bene, K1, K2, eccetera. L'indice di raggiungibilità è uno solo. Sì, però, diciamo, preso un singolo ingresso, cioè preso la singola colonna, ad esempio, della B, con l'uscita, diciamo, l'indice di Kronecker dà la dimensione dell'indice di raggiungibilità rispetto a quell'ingresso. Non deve essere che tutti gli indici di Kronecker sono... uguali in un essere A. Come? Cioè, se io dico la risposta, uno, va bene, poi ci pensate sopra un istante e poi lo vediamo insieme. L'indice di raggiungibilità, quella R, coincide sempre con K1, il più grande indice di Kronecker. E
ciò deriva immediatamente dalla definizione di indice di raggiungibilità e da quel K, e da come si costruisce quel K1. Cioè, se mi fermo una riga prima vuol dire che uno di questi vettori è dipendente, cioè uno di quelli a vediamo un po' cos'è K1. Vediamo un po' cos'è K1. Allora prendiamo B con 1, B con 2, B con Q, le colonne di B linearmente indipendenti. Ricostruisco la tabellina di ieri, attenzione, per calcolare gli indici di Kronecker. Il numero qui è il rango di B, sì o no, il numero di queste colonne. Siamo d'accordo? Poi costruisco A, B con 1, puntolini. Siamo d'accordo? E questo è il rango di B a B. E così vado avanti. Quando mi fermo? Mi fermo quando trovo, va bene, un R, continuiamo a chiamarlo R, forse l'ho chiamato R anche ieri, forse, va bene, proprio. Un A alla R meno 1 per B con 1, puntolini, e sono N i vettori, che significa che tutti questi vettori, va bene, sono il rango di B a B puntolini A alla R meno 1 per B, sì o no? E cos'è K1? Il numero massimo di vettori di una di queste colonne, ma che non è altro che R, da cui R coincide sempre con K1. E questo mi consente di affermare un'altra cosa, che qualunque sia la reazione dello stato sull'ingresso, l'indice di raggiungibilità del sistema reazionato è un invariante, perché abbiamo già visto che gli indici di Kronecker, K1, K2, Kn, sono invarianti rispetto a una qualunque reazione dello stato sull'ingresso. Vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante in questo esercizio. No. Ah, vabbè, ultima. Si faccia vedere, o meglio, si ragioni, perché non si scriverà niente. Va bene? Si faccia vedere che per ogni K, quindi qualunque sia la reazione dello stato, il primo indice di Kronecker, K1, rappresenta diciamo che il sistema reazionato ha almeno, ne può avere di più, ma non ne può avere di meno, K1 modi propri diversi. K1 è il primo indice di raggiungibilità, o è l'indice di raggiungibilità, o il primo indice di Kronecker. Cominciamo dal fondo. Va bene? I modi diversi, va bene, di una matrice dinamica, va bene, di un sistema, ma dipendono solo i modi propri dalla matrice dinamica. Sono ovviamente legati, se ho due autovalori diversi, a questi sono associati autovalori diversi, va bene? Modi diversi, e alla lambda 1t ed alla lambda 2t. Se voglio trovare una reazione dello stato tale che i modi diversi del sistema reazionato siano il minimo numero possibile, va bene, cosa dovrò fare? A, prendere tutti gli autovalori coincidenti,
in uno un valore, ma prenderli tutti coincidenti. Allora lo ricordo, supponiamo, e lo ricordo con un esempio, ovviamente, che sia la seguente matrice, si abbia la seguente matrice, e la scrivo già 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, e poi un altro blocco, 1, 1, 0, 1, quali sono i modi propri di una matrice, di un sistema che ha questa matrice? Saranno e al sistema continuo, poi anche per un sistema discreto cambiano, ma e alla 2t, t per e alla 2t, t quadro per e alla 2t. E poi e alla t, t per e alla t. Siamo d'accordo? È appena il caso di osservare che se una matrice è ciclica, ha n modi propri distinti, sempre. Se voglio un numero di modi minore di n, va bene, la matrice deve essere non ciclica, perché sono sempre n se fosse ciclica. Quindi la matrice deve avere, va bene, blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore. Soltanto in questo caso, quando ho più blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore, allora il numero di modi propri diversi, linearmente indipendenti fra di loro, diminuisce. Perché se ho un blocco di Jordan associato all'autovalore 1 di dimensioni 3, a lui è associato, sono associati i modi propri, va bene, e alla t, t per e alla t, t quadro per e alla t. Se ho un altro blocco di Jordan sempre associato al medesimo autovalore 1 di dimensioni 2, i modi che lui dà luogo sono E alla T e T per E alla T, ma sono già presenti in quello precedente. E quindi in un sistema, come esempio, 5x5, costituito da due blocchi di Jordan di dimensioni, l'uno 3 e l'altro 2, i modi propri distinti sono 3. Quindi, data una matrice, va bene, possiamo concludere che il numero di modi propri distinti, va bene, il numero, è pari alla somma delle dimensioni dei diversi blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore di dimensione massima. Siamo d'accordo? Se ho un solo blocco di Jordan per ogni autovalore, ritorniamo al discorso di prima, e allora questa somma è pari ad n, ovviamente. Se ho un autovalore con due blocchi di Jordan, devo prendere le dimensioni di quello massimo e sommarlo agli altri. Siamo d'accordo? Allora, ritornando al nostro problema, data una matrice, meglio, data una coppia AB, faccio una reazione dello stato sull'ingresso ottenendo una matrice A più BK. Il numero di modi della matrice, modi propri della matrice A più BK, numero di modi propri linearmente indipendenti, cioè diversi fra di loro, della matrice A più BK non può essere inferiore a dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto non può essere inferiore a A più BK deve essere ciclica. No, perché se è ciclica A più BK, i modi propri di A più BK sarebbero n. Io ne voglio meno, voglio trovare il numero minimo. È uguale a K1, giustamente. Va bene. E cosa dovrò fare? Va bene, per ottenere questo, dovrò mettere tutti gli autovalori uguali ad un certo autovalore, quello che voglio, portano accidenti, il valore dell'autovalore, però deve essere l'unico autovalore della matrice e far sì avere dei blocchi di Jordan. Il più piccolo blocco di Jordan non può avere dimensioni inferiori a K1.
E quindi i modi propri linearmente indipendenti non possono essere minori di K1. Ecco tutte le implicazioni, va bene, di questi indici di Kronecker. No, questo qui è vabbè, sentite, io oggi chiudo qui, va bene, si perde un quarto d'ora, 20 minuti, ma oggi chiudo qui. Domani cosa faremo? Va bene, domani cominceremo ad analizzare un'altra proprietà strutturale, va bene, che è praticamente duale rispetto alla proprietà strutturale di raggiungibilità di un sistema. Sarò molto più veloce su questa proprietà strutturale perché è una proprietà perfettamente analoga alla proprietà di raggiungibilità. Coinvolgerà però la coppia AC. Professore, volevamo chiedere, ma il 26 è venerdì. Che ha bisogno di finire. Il 19 ci mancano 2 settimane, guardate, la mia intenzione è di darvi libertà, questo credo sia fuori discussione, va bene, non sono né un masochista, va bene, e tantomeno un sadico, va bene, quindi al 99% è sì, fatemi, però insomma, va bene. No, stavo pensando a come va avanti il corso, ovviamente, va bene, quello è l'unico problema, ma diciamo di sì, diciamo. Oh, mamma mia, dov'è, io devo...